Vicino al pulpito si può ammirare il riquadro in marmo con la storia di Giuditta del 1473, attribuito a Francesco di Giorgio Martini, vivace artista senese. Sulla destra è raffigurato il momento culminante della storia dell'eroina protagonista della storia ebraica, simbolo della lotta del suo popolo contro gli antichi oppressori del vicino Oriente. L'episodio si svolge nell'accampamento assiro di Oloferne, dove Giuditta si è spinta in compagnia di una sua ancella. Catturata dalle sentinelle, la donna si fa condurre da Oloferne, che rimane talmente affascinato dalla sua bellezza da invitarla a un banchetto nella sua tenda. L'eroina ebrea non si lascia sfuggire l'occasione e quando Oloferne si addormenta ubriaco, prende la spada e lo decapita.